Un rientro importante al di là del gol, hai giocato molto da squadra, molta sofferenza. Sì, al di là dei gol, penso che tutta la squadra abbia fatto una partita importante, di sacrificio, in un campo molto difficile contro una squadra che aveva bisogno di punti per salvarsi. Abbiamo dato dimostrazione di essere un gruppo compatto. In settimana c'è stato qualcuno che ha detto che il gruppo nostro aveva mollato. Non è così perché noi onoreremo, anzi cercheremo di vincere le prossime 8 partite perché ci sono ancora 24 punti a disposizione, pensando partita per partita e onorando al massimo la maglia che indossiamo che è molto importante. Senti, credi che questa vittoria possa rilanciare il Parma in finale playoff, che sembra una missione quasi impossibile? Penso che arrivare a questo punto del campionato, la classifica, no che non si debba guardare, ma dobbiamo pensare partita per partita, cercando sempre di fare il massimo e cercando di vincere. Poi abbiamo visto non sempre i 3 punti, anzi non sempre quello che voi ottieni, perché il calcio è così, noi dobbiamo sempre cercare di tirare il 100, il 101% ognuno di noi e poi. Sicuramente se ognuno mette il suo meglio, i risultati arriveranno. Senti, va bene i giovani, però la tua esperienza anche nei rapporti con l'altro, un po' con gli avversari, in certi momenti delicati, mi sembra che ti sia fatta sentire. Oh, già dicevo prima che sul gol subito mi sono accorto che Brosco aveva cercato, aveva tentato la giocata. A inizio anno ci vengono l'associazione degli arbitri viene a spiegarci un po' le regole, io mi ricordavo di questa cosa e sono andato subito a protestare. Per fortuna è stato deciso così cioè, a volte come ho detto prima ci vuole anche un po' di fortuna, no? Per me il gol è regolare perché lui tenta una giocata, poi l'arbitro. Anche lui l'ha vista così, l'ha andata a vedere al bar, quindi è meglio così. Senti, il Parma ha praticamente battuto tutte le squadre che gli stanno dietro, la fatica con quelle davanti. Adesso arriva il Lecce che la vince praticamente. Sì, adesso come ho già detto dobbiamo pensare partita per partita, ora abbiamo il Lecce, che è una squadra importante per lotta per vincere il campionato. Noi siamo il Parma, giochiamo in casa e. Anche noi vogliamo i 3 punti. Come ho detto, non dobbiamo guardare, non dobbiamo avere paura di nessuno perché per me siamo una squadra forte, non l'abbiamo sempre dimostrato, ma secondo me possiamo giocarcela con tutti, vincere con tutti. E se non stiamo sul pezzo, come già abbiamo visto quest'anno, puoi anche perdere con tutti. Però sono convinto che. Come già ho detto, se ognuno mette fuori il 101%, le partite che perderemo ce ne saranno poche. Ci sono altre domande? Il gol dell'Hexa, sì, qui ha fatto Sì. un infortunio brutto e poi è finita. Non ho un bellissimo ricordo Immagino. di Vicenza, però Ti sei fatto male subito. sì, alla prima partita mi sono fatto male nei professionisti a Italia. 17 anni, quindi. Però come città, come ambiente, è stato bello giocare qua perché è un ambiente caldo e io preferisco sempre giocare in stadi così.